Amici sportivi di Agrigento TV, benvenuti da Davide Miccichè e Totò Gelo dal Pala Moncada. Questa sera teatro di gara 4 dei playoff tra la Fortitudo Agrigento e la Tezenis Verona. L'hanno chiamata la notte dei desideri, ovvero la notte che può regalare alla Fortitudo Agrigento con un successo. Signore e signori, le cosiddette semifinali playoff. Dei quarti di finale veramente sorprendenti, nessuno avrebbe scommesso sulla Fortitudo Agrigento e invece la Fortitudo Agrigento con tre gare praticamente perfette ha portato a casa un 2-1 che quest'oggi sul parquet amico può dire semifinale. Leggiamo subito i due roster. La Fortitudo Agrigento scenderà sul parquet con il numero 6 Federico Vai, con il numero 7 Marco Evangelisti, con il numero 11 Penny Williams, con il numero 12 Albano Chiarastella, con il numero 13 Quirino De Laurentiis, con il numero 14 Andrea Saccagi, con il numero 21 Alessandro Piazza, con il numero 22 Mattia James Udom, con il numero 33 Andrea Portannese e con il numero 50 Dave Duziski. Il coach è Franco Ciani. La Tezenis Verona invece con il numero 5 Umè, con il numero 8 Reale, con il numero 10 De Nicolau, con il numero 11 Boscagini, con il numero 12 Bartolozzi, con il numero 13 Indoia, con il numero 15 Mazzantini, con il numero 18 Gandini, con il numero 21 Giuri e con il numero 32 Morrò. Il coach è Alessandro Ramagli. 1:13 alla palla 2 di una gara, speriamo possa essere spettacolare come le tre precedenti. Ricordiamo le tre gare: in gara 1 la Tezenis Verona ha vinto al Pala Olimpia per 84-76, la svolta in gara 2 dove la Fortitudo Agrigento fa una vera e propria impresa in terra veneta vincendo per 83-75, e poi la gara che nessuno si aspettava, la gara dell'apoteosi, ovvero quello di due giorni fa dove la Fortitudo Agrigento ha vinto per 75-63. L'interrogativo di quest'oggi è lo stesso. Coach Ramagli, dopo le tre gare praticamente sottotono della Tezenis Verona, doveva e deve inventarsi qualcosa per continuare lo stragrande torneo che la Tezenis Verona ha fatto in questa stagione di regular season. Per il roster di coach Franco Ciani invece, più che interrogativo, abbiamo dei punti esclamativi, ovvero la squadra di coach Franco Ciani, se gioca come ha giocato nelle ultime tre gare, può dire la sua e può raggiungere una semifinale storica di questi playoff. Countdown azzerato, i due roster si apprestano a scendere sul parquet. Vediamo Verona già posizionata con il numero 13 Ndoya, con il numero 32 l'americano Morro, riflettori puntati su di lui, poco o niente diciamo la sua incisività nelle tre gare precedenti. Numero 10 De Nicolao, il numero 11 Boscagin e con il numero 5 sicuramente il più pericoloso, ovvero Michael Umè. La Fortitudo invece con il quintetto base formato da Dave Duziski, da Marco Evangelisti, da Penny Williams, dal numero 21 Alessandro Piazza che dopo aver fatto due quarti in gara 3 ritorna titolare quest'oggi, e poi chiude il quintetto il capitano Albano Chiarastella. Countdown azzerato, si comincia per una gara 4 che si preannuncia davvero spettacolare. Amici telespettatori che state seguendo la gara dallo streaming, buon divertimento, buon spettacolo. Si parte palla 2 tra i due giganti, ovvero tra Morro e Dave Duziski. Ottima la gara di Dave Duziski, la gara 3 meno quella di Morro che ha fatto un po' di punti ma non decisivi come lo è stato nella regular season. Vediamo cosa si sarebbe dato Ramagli per questa gara, perché la Verona vista nelle tre gare precedenti non è stata di certo alla pari di quella che ha stravolto, stravinto e stradominato il torneo della regular season. Presenti anche oggi qui al Pala Moncada una decina di tifosi veronesi che inciteranno la propria squadra, che cercheranno quella che ormai si può dire sia un'impresa, anche se Verona vincesse quest'oggi. Poi gara 5, l'ultima gara della serie, si giocherebbe nuovamente al Pala Olimpia dove Verona può dire, deve dire la sua. Ci siamo, si sta per iniziare. Dave Duziski e Morro
Dave Dusinski e Monroe per la palla 2, gli arbitri stanno ancora fuori dal parquet, ci saranno piccoli problemi con i due tabelloni, parte l'ennesimo countdown. Una gara spettacolare, ricordiamo anche i risultati degli altri quarti di finale. Pratica chiusa per la Manital Torino, che ha battuto 3-0 Ferentino. Pratica non chiusa, anzi riaperta invece nelle altre due sfide, ovvero quelle tra Casale, Monferrato e Biella. Si è fermi sul 2-1 e tra la centrale Latte Brescia e la palla canestro Trieste, ferma anch'essa sul 2-1. Parlavamo nella scorsa telecronaca, nella telecronaca di gara 3 con il collega Davide Sardo, che la serie tra la Fortitudo Agrigento e la Tezenis Verona era quella più combattuta. I risultati dell'ultima gara invece ci hanno in un certo senso smentito. I due roster tornano di nuovo in panchina, ci sono alcuni problemi, non riusciamo a capire quali essi siano. I due arbitri vanno a parlare, ricordiamo la terna arbitrale che sarà quella formata da Edoardo Ciano, da Sergio Noce e da Alessandro Costa. Ancora pochi attimi e si inizierà, ci sono alcuni problemi, vediamo Christian Maier da bordo campo che parla con gli arbitri e speriamo possano essere risolti nel breve tempo possibile. In questi minuti sale la tensione ovviamente per la Fortitudo Agrigento, che si ritrova su un 2-1, come abbiamo detto più volte, insperato e che fa sognare il popolo biancazzurro. Invece la tensione più mischiata con magari con il nervosismo per Verona, che si ritrova, uso le stesse parole, scusatemi, incredibilmente sotto 2-1. Due squadre agli antipodi, due squadre che hanno concluso la regular season, Verona al primo posto, mentre la Fortitudo Agrigento è entrata, ha strappato il pass per gli ottavi di finale playoff contro Treviso soltanto con un ottavo posto, ovvero l'ultimo posto disponibile. La sorte però ha voluto che prima la Fortitudo Agrigento vincesse 2-1 con Treviso, la squadra che aveva stravinto la Serie A2 Silver, e poi comandare per 2-1 la serie con Verona, ovvero la squadra che ha strapazzato la Serie A2 Gold. Tante le chiavi tattiche di questa gara, una fu tutta quella che riguarda Alessandro Piazza, un Alessandro Piazza che è stato assente in gara 1 e in gara 2. Una Fortitudo che ha sofferto l'assenza del player agrigentino soprattutto in gara 1, poi in gara 2 invece ha preso la cosiddetta mano e ha fatto suo la gara. Un Alessandro Piazza che ritorna, ha fatto pochi minuti sia nel primo che nel secondo quarto di gara 3, l'abbiamo visto un po' sofferente, infatti nella seconda parte di gara non è sceso sul parquet. Una mossa, un infortunio quello di Alessandro Piazza, che potrebbe essere la mossa decisiva, ovvero quella di coach Franco Ciani, che ha spiazzato il cosiddetto studio di Ramaglie, che si è trovato a incentrare una gara contro una squadra su cui ruota appunto Alessandro Piazza. Un'altra chiave della gara sarà sicuramente quella incentrata sul numero 32 degli ospiti, Morro, decisamente in ombra in gara 1, in gara 2 e in gara 3. È sinceramente la brutta copia del talento che abbiamo ammirato in tutta la stagione di regular season. È stato poco incisivo, lui un po' meno ume, anche se sono andato a punti. I due comunque non hanno inciso più di tanto. Un'altra chiave di lettura che è stata molto importante in gara 1 e in gara 2, soprattutto in gara 3, è stata una rotazione perfetta che coach Franco Ciani, 50 bianco azzurro e Monroe numero 32 Verona, entrano altri sostenitori. Si inizia in questo momento, palla 2, David Dusinski, è la prima, il primo possesso è per gli ospiti che fanno il primo attacco. Bosca Gin, Monroe, fischi assordanti da parte del Pala Moncada. De Nicolao scarica verso Umè, chiama lo schema, alza lo sguardo, guardate negli occhi da Chiara Stella, rimbalzo per Monroe e ci sono i primi due punti per il roster ospite, quindi Verona che va subito sul 2-0 con i primi due punti di Daryl Monroe. Alessandro Piazza alza subito la testa, vuole subito rispondere alla Fortitudo Agrigento. Piazza, Williams,
Williams spalle al tabellone, Williams scarica ancora su Piazza, ma prende il numero 10 De Nicolau. Ci sarà rimessa offensiva per la Fortitudo, possesso bianco-azzurro quando sono passati solo 40 secondi. Verona 2, Agrigento 0, Alessandro Piazza. Williams prova il blocco, Duzinski scarica verso ancora Alessandro Piazza, prova la bomba da tre e va a segno, la prima bomba da tre per la Fortitudo Agrigento per Alessandro Piazza. Bentornato Ale, 3-2, risponde subito la Fortitudo Agrigento, ma siamo già dall'altra parte con Cumè Ndoya, bellissima giocata, rimbalzo Chiara Stella, poi sullo stretto contatto di De Nicolau perde palla, ma c'è subito un fallo fischiato dall'arbitro e si riparte con una rimessa difensiva per i bianco-azzurri. Sono passati soltanto 1 minuto e 5 secondi e già il palamoncada è infuocato. Alessandro Piazza, autore della prima tripla bianco-azzurra, bentornato. Abbiamo detto, è stato poco presente in gara 3, è stato totalmente assente nelle due gare per un infortunio. Siamo già all'altra parte, Duzzisi scarico su Albano Chiarastella, il capitano, altra tripla, altra bomba, 6-2 il parziale. Che inizio da parte della Fortitudo, mamma mia. Umè, Verona subito cerca di alzare la testa, Umè contro Chiarastella, De Nicolau fischia assordanti per Verona, alla cerca lo scarico verso il numero 32 Morro, la palla viene toccata con i piedi e si riparte con una rimessa offensiva per Verona. Ma che Fortitudo Agrigento, prima con la tripla di Alessandro Piazza, poi con la tripla di Albano Chiarastella, che hanno risposto al meglio ai primi due punti di Morro. 8-6 al termine del primo quarto, Fortitudo 6 De Zenis 2. Si parte in questo momento, Morro scambio con Umè, De Nicolau fischia ancora del palamoncada, Umè prova la bomba da tre, a segno, a bersaglio, 6-5 la risposta di Umè e si riparte. Williams contro Umè, Duzinski appoggia verso Evangelisti, uno dei migliori nella serie. Chiarastella si gira, becca David Duzinski sotto il tabellone e fa quello che sa fare meglio David Duzinski, primi due punti anche per lui. 8-5 il parziale, buona Fortitudo, ma anche una buona Verona che risponde. Si gioca il tutto per tutto, errore di Umè, si fionda sulla palla De Nicolau, ancora prova, palleggia, arresto, tiro e De Nicolau fa vedere che è inserato anche lui, bomba anche per lui. 8 pari, che gara, che inizio, 7-24 al termine del primo quarto. Ale Piazza, perfetta parità qui al Paramoncada nella notte dei desideri. Ale Piazza cerca un compagno, lo trova in Marco Evangelisti che perde palla in malo modo, recuperata dal numero 11 Boscagin. Albano Chiarastella tenta di recuperarla, ma per l'arbitro la palla è fuori e quindi si riparte con una rimessa, con un possesso Verona. Palandoia, arbitro richiama l'attenzione dell'altro arbitro, cercano di asciugare il parquet, non c'è bisogno secondo l'arbitro, quindi palla verso Ndoya. De Nicolau, autore della tripla, che ha detto pareggio per Verona. Boscagin, palla verso Morro, l'americano pericolosissimo. Morro, scarico verso ancora De Nicolau che va a trovare i due punti e soprattutto il primo vantaggio di questa gara di Verona, che conduce per 10-8. Buona risposta di Verona, oltre a un buon inizio della Fortitudo Agrigento. Alessandro Piazza chiama lo schema, chiama Marco Evangelisti, scarico sul numero 7 bianco-azzurro, blocco di Duzinski, buona giocata di Marco Evangelisti, palleggio, arresto, tiro e arriva la bomba di Marco Evangelisti, prima bomba, primi tre punti, Fortitudo Agrigento 11, De Zenis Verona 10, l'esperienza, la classe del numero 7 mastodontico Marco Evangelisti. Ci prova adesso subito Verona con Boscagin, palla sul ferro, rimbalza ancora Fortitudo, rimbalza De Nicolau, scarica verso Morro, si lotta sotto il tabellone, ancora Ndoya, Piazza, c'è il fallo fischiato al numero 21 bianco-azzurro. Ma che botta e risposta, che inizio, 11-10 e c'è il primo fallo per il numero 21 bianco-azzurro Alessandro Piazza, il primo fallo della gara per la Fortitudo, mentre la situazione di Verona è ancora a zero. Boscagin prende la palla, se volevamo una partita spettacolare eccoci serviti, la partita più bella. De Nicolau tallonato da Piazza, De Nicolau verso Umè, palleggio, arresto, tiro e Umè
porta altri due punti, sale a 5 personali, sale a 12 la Tezzeni di Verona che comanda sugli 11 biancazzurri. Carastella, Carastella verso Duzinski, attenzione Andoia, marca stretto, David Duzinski, piazza, prende palla Alessandro Piazza, blocco di Duzinski, piazza, entra dentro Alessandro Piazza, poco fortunato, rimbalzo Andoia, rimbalzo Verona che riparte, siamo già dall'altra parte con De Nicolao, palleggia, arresto, tiro De Nicolao, palla sul ferro, rimbalzo pazzesco del numero 32, Morro appoggia verso Hume e c'è l'altra tripla da parte di Hume, c'è un fischio dell'arbitro, Verona va sul 15-11, Hume porta ad 8 i propri punti, la Tezenis va a 15, la Tezenis va a più 4, ai 5-28, la Tezenis risponde all'inizio straordinario della Fortitudo, si riparte con il possesso bianco-azzurro, con il possesso di Penny Williams, arbitro a colloquio con coach Ramai, ha dovuto dire qualcosa l'arbitro, poi non capiamo il motivo, anche perché c'è stata la tripla di Hume convalidata, quindi non capiamo quale possa essere il motivo. Ramai a colloquio con la panchina, a colloquio con il numero 21 Marco Giuri, evidentemente avrà detto qualcosa di troppo che ha dato fastidio all'arbitro. Palla Moncada che inizia a farsi sentire, capisce la prima difficoltà della gara per la Fortitudo Agrigento che è costretta ad inseguire al meno 4. Una Tezenis Verona che sta in questo momento conducendo la gara grazie ad uno strepitoso Michael Hume, autore di 8 punti, che stanno decidendo fin qui gara 4 dei playoff. A colloquio Ramai ancora con Morro, vediamo se Ramai è riuscito ad aggiustare quella macchina perfetta che nel corso della regular season ha dettato legge in quasi tutti i parquet d'Italia. Gioco ancora fermo sul parquet, l'arbitro a bordo parquet ancora a colloquio con la terna arbitrale, ancora problemi con il tabelloni, con i vari tabelloni, con i vari conteggi, quindi ancora gioco fermo e siamo costretti a fermarci dopo soli 4 minuti e 32 secondi. Sono attimi in cui comunque i roster possono perdere concentrazione, soprattutto la perde di solito chi sta in avanti, chi gioca meglio, come un time out fondamentalmente, quindi attenzione a questi cali di concentrazione. Infatti vediamo Morro che si dispera. E fa bene Morro, lo abbiamo detto più volte, ancora si può ripartire, dice l'arbitro, altri controlli andati bene, quindi si parte con Penny Williams, 5-28 al termine del primo quarto di gara. Tezenis 15, Moncada 11. Piazza chiama lo schema, Alessandro Piazza, il play bianco-azzurro. Siamo già dall'altra parte. Piazza, serve Duzinski, spalla al tabellone Duzinski contro il numero 13 Andoia che riesce a rubare la palla, l'ultimo tocco di Duzinski secondo l'arbitro, il numero 10 De Nicolao ha ragione e quindi si riparte con il possesso Verona. Morro chiama già palla, un Morro che sembra in forma questa sera, anche se lo vedi più Hume, si riparte con il numero 10 De Nicolao. Prova a fare difetto, lo scarico verso Doia, si gira Doia e arrivano i primi due punti per Claudio Doia. Tezenis Verona 17, Fortitudo 11. Inizia a farsi sentire il pubblico del Palamoncada, capisce la difficoltà biancazzurra in questo inizio. Parola d'ordine, non far scappare Verona che può amministrare con le proprie qualità tutta la gara. Ci prova il capitano Albano Chiarastella. Chiarastella vuoto fin qui i propri attacchi. Chiarastella bloccano palla Morro e Chiarastella. Si ferma nuovamente il gioco e c'è il time out. Un time out molto importante, un time out che ha deciso molte volte il proseguirsi di una partita, quella soprattutto di gara 3, dove Verona stava per raggiungere la Fortitudo Agrigento dal meno 10 al meno 2. Poi Franco Ciani arriva lodato il proprio capolavoro e ha riportato il match in carreggiata, la carreggiata quella giusta in questi primi secondi, in questi primi 5 minuti di gara. Abbiamo visto una Fortitudo Agrigento che è partita al massimo con le due triple dei biancoazzurri,
e che poi si è vista subire il ritorno da parte di Verona, che pian piano, grazie agli 8 punti di Michael Umè, si è portata sul 17-11. Rispetto alle altre gare abbiamo visto una Verona più precisa, soprattutto sotto canestro. La Fortitudo invece ha giocato bene fin qui, ovviamente ancora è presto per fare i primi giudizi, ma vediamo cosa inventerà Franco Ciani, un vero e proprio mago in questi playoff. In questo momento è il miglior coach, credo, dei playoff per l'impresa che fin qui ha fatto. Agrigento, urlano i tifosi bianco-azzurri. Time out terminato, si ritorna sul parquet. Doia, De Nicolao, scambio ancora con Doia, De Nicolao, blocco di Morro, piazza, prova a rubare la palla De Nicolao che è sfortunato, palla sul ferro, rimbalzo Fortitudo, Alessandro Piazza, riparte la Fortitudo, Agrigento, Piazza fa tutto da solo, Alessandro Piazza è sul rimbalzo, Dave Dudzinski, ma l'arbitro ha frischiato, quindi canestro non valido. Primo fallo da parte anche di Verona, primo fallo del numero 10 De Nicolao. Alessandro Piazza dalla lunetta può accorciare il divario di 6 punti che il Verona ha creato in questi primi quasi 6 minuti di gara. Alessandro Piazza a bersaglio, il primo dei due tiri liberi ancora dalla lunetta alle Piazza per il 2, 17-12. Alessandro Piazza 2 su 2 e va a quota 5 personale. Alessandro Piazza, Boscagini, Morro, De Nicolao, pick and roll da parte di Umè, poco fortunato, palla sul faro, rimbalzo Fortitudo, rimbalzo Albano Chiarastella, Alessandro Piazza palleggia, resta tiro, Alessandro Piazza pompa da 3, 17-16, il numero 21 fa esplodere il paraboccata col suo ottavo punto. Mamma mia, Alessandro Piazza in formissima, non sembra sia convalescente dall'infortunio, incredibile che fischio dell'arbitro. E c'è il fallo della Fortitudo, il secondo fallo della Fortitudo, il primo per il capitano Albano Chiarastella. Si parte con una rimessa offensiva, ma che è Alessandro Piazza che raggiunge a quota 8 Michael Umè. Mamma mia che sfida. Morro, Boscagin, e c'è la stoppata di Williams, ma è fortunata sul rimbalzo. Umè, rimbalzo ancora Fortitudo, Alessandro Piazza, mamma mia che partita Alessandro Piazza, aspetta l'arrivo dei compagni, Williams, applausi scroscianti per il numero 21 bianco-azzurro per il play, numero 21 Piazza, prova la magia e c'è una stoppata stupenda da parte di Umè. E in questo scorcio di gara, in questa azione, si è vista la partita, ovvero da una parte Alessandro Piazza, 8 punti, vero trascinatore dei biancazzurri, dall'altra parte Michael Umè, 8 punti anche per lui, è trascinatore da parte di Verona. Marco Evangelisti verso David Dudzinski, palla ancora fuori, Alessandro Piazza batterà la rimessa offensiva, il possesso bianco-azzurro 16-17 con un 5-0 micidiale. La Fortitudo ha ripreso per i capelli Verona, ancora palla fuori, e ancora Michael Umè che la manda fuori, la toglie dalle mani di Penny Williams, e ancora un possesso Fortitudo in zona d'attacco. Williams, Piazza prova a fare tutto da solo, Alessandro Piazza sul rimbalzo, ancora Williams sfortunato, ancora sul rimbalzo Dave Dudzinski per il quarto personale, per il sorpasso Fortitudo, 18-17, Dave Dudzinski che lotta al rimbalzo e che Fortitudo che passa nuovamente in vantaggio. Apoteosi nuovamente qui alla palla montata, la Fortitudo non fa scappare Verona, la raggiunge, la risa passa, Evangelisti
Angelisti e recupera palla, la toglie dalle mani di Boscagin e la Fortitudo recupera il possesso. Mamma mia, lo avevamo detto, il mago Ciani, il coach Franco Ciani, ad ogni time out ne inventa una e se ne è inventata pure un'altra. Mamma mia, 6 punti recuperati in un parter d'occhio, Fortitudo che passa in vantaggio, piazza Williams, Williams blocco di Tuzinski verso Chiara Stella e c'è un piccolo incidente tra Tuzinski e Morrow e Tezenis Verona che ripassa in vantaggio con Boscagin. 18-19 il parziale, 2-14 al termine del primo periodo di gara. C'è il fallo sotto i fischi della Fortitudo, del pubblico della Fortitudo, del secondo fallo per Verona, il primo per il numero 11 Giorgio Boscagin. Si riparte con una rimessa offensiva sulla palla, il solito Ale Piazza. Mamma mia che inizio di gara per il numero 21 Williams. Williams prova, tentenna in una bomba, poi cambia idea, Williams blocco di Giudisco, Williams palleggia, arresto, tiro sfortunato, rimbalzo De Nicolao, siamo già dall'altra parte con la Tennis Verona. De Nicolao, De Nicolao Evangelisti prova a fargli cambiare direzione, scarico sul numero 13 Ndoya che trova una tripla, trova il 22-18, il quinto punto personale per Ndoya, non bisogna lasciarlo tirare con questa facilità. 18-22, Verona rialza la testa, 5-0 adesso il piccolo parziale. Albano Chiarastella palleggia, arresto, tira, ci ripensa Chiarastella, Chiarastella fa spallate con Morro che gli ruba la palla e riparte Verona. Ume scarico verso Morro ed ecco il numero 32 di Verona. 24-18, bella giocata sull'asse Ume Morro. Pericolosissimo l'americano Alessandro Piazza. È come volesse scaricare tutta l'attenzione. Attenzione, Evangelisti, palleggio, arresto, tiro, momento favorevolissimo adesso a Verona. Scarico lunghissimo verso il numero 11 Boscagin, circondato da maglie bianche. Scarico verso il numero 13 Ndoya che stavolta non è fortunato. E la Fortitudo può rialzare la testa, può farlo nella maniera più imminente. Alessandro Piazza, 44 secondi al termine del primo quarto. Chiara Stella, Evangelisti. Scarico verso Duzinski, sotto il tabellone non c'è il fallo, riparte Verona con De Nicolao e c'è il fallo di Alessandro Piazza. Terzo fallo per la Fortitudo Agrigento, secondo fallo per Alessandro Piazza. 3-2 la situazione totale. Pubblico e i giocatori vanno a chiedere delucidazioni non su questo fallo ma su quello che è accaduto sotto il tabellone degli scaligeri. Infatti Marco Evangelisti indica proprio questo all'arbitro, per l'arbitro invece è stato tutto regolare. Liberi per Verona, liberi per Ndoya, scusate, ecco infatti è stato il numero 13 che ha subito fallo, il numero 13 andà dalla lunetta per il possibile più 8, in questo momento più 6, 24-18, 34 secondi al termine del primo periodo di gara. Avversario il primo di Claudio Ndoya. Avversario anche il secondo di Ndoya. Raggiunge quota 8 punti. La Tezenis comanda il Palamongada per 26-18. Rimessa Tezenis. De Nicolao. Ndoya. Ancora per De Nicolao. Lotta fra saccaggi. Un altro avversario. De Nicolao palleggia, arresto e tiro e trova altri 2 punti. 28-18. La Tezenis Verona va sul più 10 a 15 secondi dalla fine del primo periodo di gara. Buon break da parte della Tezenis Verona che dopo alcune difficoltà dopo il primo time out chiamato da coach Franco Ciani riprende a remare verso l'obiettivo del 2-2, ma la Fortitudo Agrigento glielo impedirà e cercherà di impedirglielo soprattutto per tutti i 4 quarti. Fallo fischiato anche a Verona, il terzo
si riparte con una rimessa, entra sul campo Marco Aggiuri, si riparte per gli ultimi 5 secondi di questo primo periodo di gara. Sakaji, Williams, 4 secondi, Williams, altro fallo da parte di Verona, il primo per il numero 21 Aggiuri, il quarto per la Verona. 3 secondi al termine di questo primo periodo, 28-18 il parziale in favore degli ospiti. Williams, 3 secondi, 2 secondi, Williams prova la bomba sul ferro e termina in questo momento sulla sirena il primo quarto di gara, che dice qui al Palamoncada 28-18 in favore della Tezenis Verona, una Tezenis Verona che è scesa sul parquet molto più convinta rispetto alle altre gare, soprattutto grazie al numero 5 Michael Umè e grazie al numero 13 Claudio Ondoia, 16 punti in 2 per la Fortitudo Agrigento. Grande inizio da parte del ben ritornato Alessandro Piazza, 8 punti anche per lui e i 4 di David Zischi. Inizia la gara tra 1 minuto e 24 secondi. Vediamo quale sarà la mossa di coach Franco Ciani, che dovrà riprendere nel secondo periodo di gara un divario di 10 punti maturato nei primi 10 da parte degli ospiti, sicuramente molto più convincenti delle prime 3 gare, che hanno portato 2 vittorie al roster di coach Franco Ciani e una a quella di Ramaglia all'esordio. 56 secondi, buona prova anche di Marco Evangelisti e di Albano Chirastella per Verona. Invece, come abbiamo detto, grande anche oltre a Umè e Ndoia i 7 punti di De Nicolau, micidiale da 3, e i 4 di Morro, soprattutto la schiacciata dove il talento americano ha forse scaricato la tensione. Vediamo cosa ci dirà questo secondo periodo di gara in un Palamoncada gremito, in un Palamoncada quasi tutto esaurito. Vediamo quale sarà la risposta dei bianco-azzurri. Andrea Saccaggi, Williams, David Tischi, Marco Evangelista, Albano Chirastella per Verona, Morro, Giuri, Ndoia, Gandini e Reati. Molti cambi nel roster veronese. Ramagli tiene fuori il numero 32 Morro, si riparte in questo momento. Williams, Saccaggi, micidiale in gara 3, speriamo possa ripetere la performance di 2 giorni fa. Dudzinski, lui si scarica su Marco Evangelisti. Marco Evangelisti, grande esperienza da parte del numero 7 biancazzurro. Marco Evangelisti, tiro lungo, rimbalzo per Marco Aggiuri. La Tezenis Verona si può catapultare dalla metà campo biancazzurro. Umè, bella giocata, scarico verso il numero 18, stoppate di David Zischi, riparte la Fortitudo Agrigento, chiara stella, Evangelisti, ottima giocata e c'è il fallo fischiato, credo al numero 13 Ndoia, il primo fallo di questo secondo periodo di gara per la Tezenis Verona. Sì, confermiamo il primo fallo di Ndoia in gara e si riparte con possesso Fortitudo con Penny Williams. Evangelisti alza la testa, sta per scivolare chiara stella, palleggio di chiara stella, tenta una giocata sul numero 18 Dudzinski interrompe questa pausa bianca-azzurra, la Fortitudo si porta a meno 8, 20-28. Dave Dudzinski sta alla quota 6. Ndoia, e c'è il fallo fischiato alla Fortitudo, il fallo fischiato al numero 14 Andrea Saccaggi, che va a protestare con l'arbitro. Il primo fallo per la Fortitudo in questo secondo quarto, il primo fallo per Andrea Saccaggi in questa gara. Si riparte con una rimessa offensiva per la Tezenis Verona. Umè, Gandini, ancora Umè, palleggio, arresto, tiro, Umè
palla sul ferro che esce fuori dal campo pericolo, scampato per la Fortitudo Agrigento sotto i fischi del Palamoncada. Riparte subito la Fortitudo che vuole riprendere le sorti di questo match. In questo momento dice Verona Piotto. Si fa sentire anche il pubblico che invoca il santo patrono di Agrigento, Evangelisti. Che giocata di Evangelisti verso Williams. E sul rimbalzo un grande Umè recupera palla e si catapulta dall'altra parte. Umè, stoppata di Dave Dudzinski, magistrale il numero 50 bianco azzurro. Che difesa, mamma mia, Dave Dudzinski, uno dei migliori in questo primo minuto e mezzo di secondo quarto. Sentire il pubblico, si riparte con un'altra rimessa difensiva questa volta per Andrea Saccaggi. Fortitudo che in questo secondo quarto sta cercando di recuperare la distanza di una Verona che sembra un'altra squadra rispetto alle precedenti gare. Andrea Saccaggi, blocco di Udom e di Dudzinski, scarica proprio verso l'America d'Udom. Williams, Dudzinski scarica verso Andrea Saccaggi. Andrea Saccaggi prova sotto il tabellone Udom e c'è il fallo del numero 21 di Verona, il fallo di Marco Giuri, il secondo per la Tesenis Verona, il secondo per il numero 21 ospite. 7:59, mamma mia che partita, mamma mia che caldo qui al Palamoncada, calore sia climatico, calore sia dei tifosi, calore sia dei due quintetti. Williams, scambio con Dudzinski, Williams palleggia, resta a tiro! Penny Williams, bomba da tre! Penny Williams, 23-28! Siamo già dall'altra parte con Verona, Umè, la Fortitudo rialza subito la testa in questo secondo quarto. Reati scarica verso Umè, bellissima giocata del numero 5 che arriva in doppia cifra, primo giocatore ad andare in doppia cifra in questa gara. 30-23 il parziale, ancora per gli ospiti il numero 5 Umè. Williams, Evangelisti, blocco di David Dudzinski, scarico verso Udom, poco fortunato Udom, ma sul rimbalzo Williams, incredibile, palla sul ferro, ancora rimbalza Williams, scarica verso Dudzinski e altri due punti del numero 50 bianco azzurro, quota 8 e la Fortitudo si porta a meno 5. Ma attenzione a Verona che con Reati è già dall'altra parte. Reati, scarico verso il numero 21 Marco Giuri, infrazione fischiata a Verona, quindi possesso che ritorna sulle mani della Fortitudo Agrigento. David Dudzinski, la Fortitudo Agrigento in questo momento ha dimezzato lo svantaggio, da meno 10 si è portato a meno 5. Grande risposta del bianco-azzurri in questo secondo quarto. Saccaggi, magia, e sul rimbalzo Udom non riesce a trovare il canestro vincente. Umè palleggia, resta a tiro. Umè, il numero 5 oggi è infermabile, quota 13 per il numero 5 veronese, che porta sul più 8, sul 33-25 la propria squadra, sicuramente l'atleta più in forma in questa gara. Udom, Andrea Saccaggi, Udom scambio con Saccaggi e c'è il fallo, anzi no, non c'è il fallo fischiato, si riparte con una semplice rimessa con un altro possesso Verona, infrazione fischiata al roster bianco azzurro. Giuri, Umè, metallonato da Williams. Umè scarica verso il numero 21, ancora Giuri, blocco di Gandini, ancora Giuri, passport late con David Dudzinski. Giuri alla meglio, ma però non è fortunato sul rimbalzo. Ancora Verona, ancora Boscagin, lotta, mamma mia che lotta Umè, Verona, ancora Verona in attacco, numero 5, l'MVP fin qui di questa gara, Umè, prova a fare tutto da solo, questa volta è poco fortunato, è sul rimbalzo, Udom su tutti e riparte la Fortitudo con Andrea Saccaggi, scarico verso Marco Evangelisti, prova un passaggio Marco Evangelisti, ci ripensa, chiama lo schema, Evangelisti, prova il blocco, David Dudzinski, ancora Evangelisti, scarico su David Dudzinski, si va a trovare sotto il tabellone!
tabellone, punti e liberi per un Dave Dudzinski straordinario, eccezionale Dave Dudzinski, che arriva in doppia cifra, va sul, al suo decimo punto personale e va a prendersi la lunetta. Mamma mia che Dave Dudzinski, mamma mia. Risposta arrivata da parte della Fortitudo, che si riporta momentaneamente a meno 5, a meno 6 scusate, ma può ulteriormente ridurre il distacco. David Dudzinski dalla lunetta, l'americano a bersaglio, 28-33 in favore degli ospiti. Ma che risposta da parte della Fortitudo con David Dudzinski che esce in questo momento. De Nicolao, Umè, blocco di Monroe, Umè sfrutta ancora l'ennesimo blocco, pick and roll con Umè. Monroe che trova il fallo, il secondo fallo della Fortitudo, il primo fallo di Penny Williams e dalla lunetta il numero 32. Buona intesa con Dumè, la coppia americana che ha stravolto il campionato quest'oggi sembra un po' in forma rispetto alle altre performance. Dumè a bersaglio, il primo dei due tiri liberi, 28-34 più 6 Verona. Uno su due per Monroe. Rimbalzo però ancora Verona, De Nicolao, scarico verso il numero 8, Reati, fa buona guardia, fa buona difesa la Fortitudo. Ma per l'arbitro c'è un altro fallo. Il terzo fallo per la Fortitudo, il primo fallo per il numero 13, Quirino De Laurentiis. Rimessa in zona offensiva per la Verona, Umè, Monroe, bella giocata di Monroe che va a chiudere, ragazzi, una schiacciata straordinaria, guarda in faccia Williams, infatti 36-28, bella giocata di Monroe. La Fortitudo deve rispondere, lo deve fare subito. Alessandro Piazza, De Laurentiis, Williams perde palla, il malo modo, e riparte Umè, riparte Verona, Umè scarica verso il numero 11 Boscagin al quarto punto personale. Tezenis che si riporta sul più 10, stesso risultato che ha chiuso il primo quarto quando mancano 4 secondi. Attenzione Andrea Saccaggi, palleggio, arresto tiro da Andrea Saccaggi, piatto tipico della giornata Andrea Saccaggi, anzi delle giornate, primi 3 punti per Andrea Saccaggi. Fortitudo che torna al meno 7. De Nicolao scarico verso Reati, prova la bomba da 3, palla sul ferro e sul rimbalzo Mattia James Udon fa ripartire la Fortitudo Agrigento. Piazza, Williams, De Laurentiis tutto solo, palleggia, arresto a tiro, Quirino De Laurentiis indica il numero 3 perché è il punto del meno 4 Fortitudo, break pazzesco della Fortitudo che recupera 6 punti e si riporta di nuovo sul meno 4. Quirino De Laurentiis, grande giocata, buona risposta alla Fortitudo e prima del time out recupera un meno 10 portandolo a meno 4 quando siamo a 3 minuti e 40 secondi dal termine del secondo periodo di gara. Una partita equilibratissima che fin qui ha detto vantaggio Verona, ma la Fortitudo sta recuperando dei punti incredibili con soprattutto in questo secondo quarto David Dudzinski e con le triple di De Laurentiis e di Andrea Saccaggi, sempre per tornare a quella rotazione straordinaria del roster di coach Franco Ciano che è stata chiave fondamentale di questi quarti di finale playoff. Per quanto riguarda Verona invece abbiamo visto il duo americano Monroe che dopo le 3 gare sottotono almeno fin qui stanno dicendo la loro, soprattutto Umè e soprattutto anche Monroe con 2 schiacciati veramente come per dire americane.
Due quintetti che ritornano sul parquet, si riparte dal 3:40 dal termine del secondo periodo di quarto alla pausa lunga, parziale che dice Fortitudo 34, Tezenis Verona 38. De Nicolao. Boscagin prova la bomba da tre, palla che entra, che esce, fortunata da Fortitudo. Williams scarico verso Alessandro Piazza. Udom, momento favorevole per i bianco-azzurri. Piazza ancora verso Udom, prova la bomba e sul rimbalzo recupera palla Verona, recupera palla Morro che appoggia subito verso me per la nuova offensiva degli ospiti. Boscagin, buona giocata di Verona. Boscagin porta a 40 i punti di Verona, a 6 i personali. Alessandro Piazza, pubblico del Palamoncada che prova a farsi sentire, fischio da parte dell'arbitro, fallo il quarto fischiato alla Verona, attenzione il terzo fallo per il numero 11 Boscagin. Si parte con una rimessa, Fortitudo, cambio Verona, esce lo stesso Boscagin, terzo fallo per lui, rientra Claudio Ndoia, in assoluto uno dei più pericolosi in questi quasi primi due quarti di gara. Williams, Piazza, scarico verso Williams, De Laurentiis può fare quello che vuole, tende il tiro, poi ci ripensa, Piazza contro Morro, Piazza! Alessandro Piazza, cosa trova? Un canestro impossibile contro il gigante, mamma mia Alessandro Piazza, Fortitudo di nuovo a meno, ci prova Ume sul rimbalzo, De Laurentiis va a prendersi fallo, Fortitudo che torna. Fortitudo che torna a meno 4, ma che canestro Alessandro Piazza, roba da vedere al replay, roba da far vedere ai ragazzini, alle giovanili di basket. Alessandro Piazza tocca quota 10, va in doppia cifra il numero 21, lo avevamo perso nelle prime tre gare, lo abbiamo avuto nella terza gara un po' e qui si è capito subito che cosa significa avere il numero 21 play biancazzurro sul parquet. De Laurentiis dalla lunetta, De Laurentiis a bersaglio, il primo tiro libero, 37-40, ma Fortitudo Agrigento che in questo finale di secondo quarto alza la testa ancora. De Laurentiis sbaglia il secondo, riparte Verona, De Nicolao ruba palla a Williams al numero 13, Penny Williams con una schiacciatona. Urlare il Palamoncada, meno 1 Agrigento, che rimonta, che William, mamma mia. Siamo già all'altra parte, Ume ancora, perde palla Verona, Saccaggi, scarico verso Udom. Incredibile, infrazione di passi fischiata alla Fortitudo Agrigento, che occasione per la Fortitudo di portarsi in vantaggio, ma che break della Fortitudo che dal meno 10 si è portata a meno 1. Applausi del Palamoncada ai biancoazzurri, mamma mia che gara. De Nicolao, Ume, Noia, Morro fa scottolata con De Laurentiis, Morro si gira in un fazzoletto e trova due punti del più 3, Morro 9 punti per il 32 americano. Williams 1:28 al termine del secondo periodo di gara, Williams scarico verso Udom, ci prova, poi ci ripensa, beh, scarica verso De Laurentiis e c'è il fallo da parte di Verona, il fallo del numero 8 Davide Reati che porta a 5 i falli di Verona, per il numero 8 invece il fallo numero 1, 1 minuto e 19 da giocare per la Fortitudo, è contributo con i 5 falli da parte di Verona, ancora De Laurentiis dalla lunetta, silenzio al Palamoncada. De Laurentiis sbaglia il primo dei due tiri liberi. De Laurentiis
regista Bersaglio il secondo, portito da Grigento 40, De Zenis 42, quinto punto per Quirino De Laurentiis. E si riparte per l'ultimo minuto e 19 secondi di questo secondo periodo di gara. Riesce Alessandro Piazza, De Nicolao, Umè, De Nicolao, carico ancora verso Morro, alza la testa Morro, marcato stretto da De Laurentiis, prova la stoppata, vediamo se è stato convalidato. Sì, canestro è liberi per il numero 32, buona giocata, il fallo è per il numero 13 Quirino De Laurentiis. Morro che va in doppia cifra, raggiunge quota 11, bella giocata del numero 32 veronese dalla lunetta. 59 secondi al termine del secondo periodo di gara e sbaglia sul rimbalzo Mattia James Udom, tiene viva ancora la fiamma biancazzurro, la fiamma Fortitudo. 50 secondi al termine del secondo periodo di gara, meno 4 per la Fortitudo Agrigento. Duzinski e Evangelisti prova a fare tutto da solo, ci ripensa, spalla al tabellone, Evangelisti si gira sul ferro, Udom spedisce la palla fuori, si riparte con un possesso Verona, 40-44 il parziale del Palamoncada, 37 secondi al termine del secondo periodo di gara. De Nicolao, De Nicolao, scarico verso me, ancora verso Morro, Morro, questa è la battaglia questa volta contro Zischi, Morro si gira e trova altri due punti, Morro micidiale, stessa giocata in quasi tutta la gara per Morro che trova altri due punti, raggiunge quota 13 ma raggiunge soprattutto il più 6 per Verona. Williams, 5 secondi, 4 secondi, Williams palleggia, arresto, tiro, Williams, palla sul ferro e c'è la sirena del secondo periodo di gara, la sirena che termina il secondo quarto. Al Palamoncada, dopo i primi 20, Verona comanda a più 6, Verona 46, Fortitudo Agrigento 40. Per noi una breve pausa, ci rivediamo tra poco. Amici sportivi di Agrigento TV, ben ritrovati dal Palamoncada di Porto Empedocle, da Davide Miciche e da Totò Gelo. Palamoncada quest'oggi già teatro di gara quarto playoff tra la Fortitudo Agrigento e tra la De Zenis Verona. Alla pausa lunga, dopo due intensi quarti, il parziale dice Fortitudo 40, De Zenis 46. Un più 6 da parte di una Verona che ha ritrovato forse la giusta carica, la giusta grinta smarrita nelle precedenti tre gare, anche se la Fortitudo a pochi secondi dal termine del secondo periodo di gara aveva quasi raggiunto la De Zenis Verona e forse sta proprio lì l'errore dei biancoazzurri, che sulla palla del possibile nuovo vantaggio biancoazzurro è stata fischiata un'infrazione di passi che ha poi ridato il più 6 a Verona. Andando a studiare la gara individualmente, sicuramente una grande prova per i padroni di casa del ben tornato, del ben ritrovato Alessandro Piazza, già in doppia cifra con 10 punti. E soprattutto nel secondo quarto dell'americano del numero 50 Dave Duzinski. Per gli ospiti invece, bentornati ai due americani che hanno stravolto, stradominato e stravinto la serie a due gol insieme al proprio roster, ovvero
Michael Umeh 13 punti e Daryl Monroe 13 punti anche per lui, e forse questi 6 punti stanno tutti lì, stanno in questi due americani che, come in tutta la stagione di Serie A 2 Gold, quest'oggi hanno dato un piccolo spettacolo al pubblico di casa presente al Pala Moncada. I due quintetti sono già sul parquet, la Fortitudo Agrigento rinizierà con Chiara Stella, Piazza Evangelisti, Williams e David Uzischi. Verona con Reati, De Nicolau, Umeh Monroe e il numero 11 Boscagin. Quindi si riparte con possesso Verona, si riparte con Reati. E gara che riparte in questo momento. De Nicolau, Noia, Umeh, De Nicolau, blocco di Monroe, Noia. Scarico verso il numero 13, palla sul ferro, rimbalza ancora Verona con Monroe. I primi due punti di questo terzo quarto sono sempre per lui, per il numero 32 che sale a quota 15, porta Verona più 8, Alessandro Piazza. Duzischi recupera una palla al limite, ma la recupera Verona, Andoia, De Nicolau, il blocco irregolare da parte di Duzischi, e c'è il primo fallo fischiato alla Fortitudo Agrigento in questo terzo periodo di gara, il fallo fischiato al numero 50 David Duzischi. Dalla lunetta Reati, corto il primo dei due tiri liberi, si resta sul più 8, sul 48-40. Secondo tiro libero adesso per la Fortitudo. Chiara Stella, un simpatico siparietto con Monroe. Adesso è spazio per il secondo tiro libero. Reati dalla lunetta, secondo avversario. Reati 49, Verona 40, Fortitudo Agrigento. Williams, anche lui deve alzare l'asticella. Evangelisti prova a fare tutto da solo. Evangelisti scarico verso Alessandro Piazza, ancora verso Marco Evangelisti, la tripla sul ferro, rimbalzo di Albano, Chiara Stella, il capitano, l'urlo del numero 12, 42-49, Chiara Stella, quinto punto personale. Siamo già dall'altra parte. Umeh, Monroe prova il tiro da due facile sul rimbalzo, lotta tra Piazza e De Nicolau, la media il numero 10 Veneto. De Nicolau, buona giocata, scivola Piazza, 42-51 Verona. Nono punto per De Nicolau. Fischio dell'arbitro intanto. L'arbitro si dirige a bordo parquet. Altro colloquio, si riparte con una rimessa difensiva per Penny Williams. 8:27 al termine del terzo periodo di gara, 42 Fortitudo, 51 Tezenis. Fortitudo costretta ad inseguire. Ancora poco chiara la situazione a bordo parquet, si riparte in questo momento, forse palla a Penny Williams. Piazza, si riparte in questo momento, Alessandro Piazza chiama lo schema, chiama Marco Evangelisti. Chiara Stella, Williams, serve la tecnica di Penny Williams. Duzischi, spalla al tabellone, Duzischi, si gira Dave Duzischi, 44-51 Dave Duzischi, quota 12 per lui. Buona risposta da parte del roster di Franco Ciani, 44-51. Umeh prova a fare tutto da solo, Umeh si ferma e trova altri due punti. Umeh che sale a quota 15, 53-44, botta e risposta tra le due compagini. Piazza, Chiara Stella scarica verso Duzischi. Duzischi però esce fuori dal campo
e quindi si riparte con una rimessa per Verona. 44-53, fase importantissima della gara, questa del terzo quarto. 7 minuti e 30 al termine di questo periodo. Umè, Verona prova a strafare, Umè esce fuori dal campo, buona difesa da parte della Fortitudo, buona difesa del numero 12 Albano Chiarastella, e si riparte con Williams, piazza. Tutti in piedi per il gigante, urlano i tifosi biancoazzurri che sentono in questo momento di dover supportare la squadra. Chiarastella ci pensa due volte, Chiarastella da tre, 47-53, Albano Chiarastella, ottavo punto per lui. Reati, De Nicolau, meno 6 per la Fortitudo adesso. De Nicolau fischia soltanto da parte, c'è un tentativo di alley-oop, non si capiscono, il numero 10 De Nicolau con Monroe, chiede scusa a De Nicolau, ma per la Fortitudo è oro perché si riparte con Alessandro Piazza, 47-53. Piazza, Albano Chiarastella, Evangelisti, spalla al tabellone, Evangelisti contro Reati e Marco Evangelisti, 49-53, boata Fortitudo e time out chiamato giusto meglio da coach Alessandro Ramagli. Fortitudo che dimezza lo svantaggio e si riporta sul meno 4 a 6 minuti e 41 secondi dal termine del terzo periodo di gara. Terzo quarto che ha confermato il pericolo proveniente dal numero 32 Monroe, ma che ha confermato un grande Albano Chiarastella che ha portato a 8 i punti personali, ha portato sul meno 4 la compagine bianco-azzurra che mantiene vivo la Fortitudo in questa gara 4 playoff importantissima per la Fortitudo. Se la Fortitudo centra la vittoria, non voglio dire cosa accade, ma già da casa lo sapete. Fischio in questo momento da parte dell'arbitro che vanno a chiamare i due quintetti. Coach Franco Ciani, vediamo se riuscirà ad inventare anche oggi un'altra magia per portare al successo una Fortitudo in forma smagliante. Ma questa sera c'è anche una Verona in buona forma, soprattutto con il due americano Monroe Umè. Si riparte con Ndoya, De Nicolau, scambio con Ndoya, De Nicolau, palla lunghissima verso Monroe, per l'arbitro non esce e va appunto il numero 5 Umè, da rivedere questa posizione di Monroe. Intanto per Umè altri due punti, quota 17 per lui, 49-55 il parziale qui al Palamoncada. Risposta da parte di Verona, Williams, Duzinski, piazza, Williams ci prova lui, palleggia, resta a tiro, eccolo, lo abbiamo chiamato e lui ha risposto da due, Penny Williams, 51-55 la risposta dell'americano, sale a quota 7, ma la risposta, l'importante è che lui ha detto presente, ci sono anch'io in questa battaglia. Monroe, siamo già dall'altra parte, scarico verso Umè, ci prova da tre, palla sul ferro e rimbalza ancora per il numero 11 che prova a dettare legge lui in questo terzo quarto. Williams, Evangelisti, un altro Williams in questo terzo quarto, scarico verso Alessandro Piazza, trova Chiarastella, palla sul ferro e rimbalzo Monroe. Umè, partita intensa fin qui, partita che sta confermando i primi due quarti. Umè, scambio con De Nicolau, Umè, prova il palleggio, Umè, scappa Chiarastella, sul rimbalzo la Fortitudo, ma c'è Monroe, sbaglia Monroe, palla, pack, mamma mia, Piazza recupera palla con un bodo e la Fortitudo, Piazza, Dev Duzinski, fallo e la palla che non entra per niente, che fa il giro di tutto il ferro. Ma che momenti di gara, mamma mia, ancora una volta David Duzinski, se avesse messo quel canestro sarebbe crollato il palazzetto, sarebbe crollato il Palamoncada, ma non fa niente, 51-55 dalla lunetta David Duzinski. Noi vogliamo questa vittoria, l'urlo del Palamoncada, una vittoria che costerebbe caro a Verona, ma che creerebbe, confermerebbe e regalerebbe un altro sogno alla Fortitudo Agrigento.
a bersaglio David Ujiski per il 52-55. 2-2 per il numero 50 bianco-azzurro, 14° punto per David Ujiski, 53-55. La fortitudo Agrigento, 5 minuti dal termine del terzo quarto e sul meno 2. Fischi assordanti per De Nicolau. Morro, solita sfida con De Laurentiis, spalle al tabellone, il numero 33, si gira Morro, questa volta c'è la stoppata di De Laurentiis e riparte Alessandro Piazza. Piazza si catapulta dall'altra parte, Alessandro Piazza torna indietro, predica calma, il play bianco-azzurro, Piazza blocco di Chiarastella, scarico su Williams, mamma mia, tripla su ferro, rimbalzo fortitudo, ancora una volta l'urlo del capitano che va a prendersi il fallo, il secondo fallo da parte di Verona ed è il terzo fallo per il numero 8 Davide Ratti, momento favorevolissimo per la fortitudo. Alessandro Piazza, mamma mia, pubblico che adesso si fa sentire, pubblico che adesso dice la sua, capisce che la meta non è mai stata poi così vicina, non è mai stata poi così lontana. Williams, scarico su di lui, Williams, palla sul ferro e sull'imbalzo Verona, mamma mia, riparte Verona, De Nicolau, partita bellissima qui al Palamoncaro, scarico per Ndoya verso Ume, becca Morro sotto il tabellone, Morro, serie di finte e va a prendersi i due punti. Daryl Morro, quota 17 anche per lui, come il compagno di squadra americano Ume. La fortitudo di nuovo a meno 4, Piazza, Chiarastella, Williams, De Laurentiis, Alessandro Piazza. Alessandro Piazza prova il blocco De Laurentiis, Albano Chiarastella prova la bomba da tre, ancora una volta il capitano Albano Chiarastella fa esplodere il Palamoncada per il, e va in doppia cifra ad 11 punti, 56-57 fortitudo, mamma mia che gara, mamma mia che quarto per la fortitudo, fischi assordanti per il roster di Coggio Romagna, in possesso palla in questo momento Ume prova l'azione personale, Ume va a prendersi il fallo, il numero 5 di Verona, ma che fortitudo Agrigento, che capitano, che Albano Chiarastella, il fallo, il numero 2 di Penny Williams, il secondo per la fortitudo Agrigento. Esce Quirino De Laurentiis, rientra Dave Dudziski senza voce, mamma mia che gara, Ume dalla lunetta a bersaglio, il primo dei due tiri liberi, Ume 58-56, Verona ritorna sul più 2, Ume a bersaglio anche con il secondo, 19 punti per Ume. Fortitudo che adesso deve inseguire il meno 3, 56-59. Piazza, Chiarastella in becca sotto il tabellone, Williams che subisce fallo, il fallo del numero 5, scusate, Michael Ume, il fallo numero 1 per il numero 5 del Verona, il fallo numero 3 invece per la compagine scaligera, rimessa per Marco Evangelisti, fortitudo mai vicina, 56-59, mai così vicina, scusate, Evangelisti cerca e trova Alessandro Piazza, 11 secondi, Evangelisti beccato, fa quello che vuole Marco Evangelisti, che sfortuna sul rimbalzo Morro, riparte Verona, De Nicolau, Ume, ma prova a fare tutto da solo, spalla al tabellone con Williams, Ume, De Nicolau, De Nicolau prova a fare tutto da solo, non lo fa nel migliore dei modi, aveva perso palo, ma l'arbitro fischia il fallo per Verona sotto le proteste del pubblico di casa, terzo fallo per la fortitudo Agrigento, il terzo fallo anche per il numero 21 Alessandro Piazza. 2 minuti e 46 al termine di un terzo quarto pauroso da parte di entrambe i quintetti. Bosca e Gin chiama lo schema, Morro è solo, Morro viene servito, De Nicolau,
Pandoia. Bene, Nicolao Morro, spalla al tabellone, attenzione, attenzione, palla sul ferro, questa volta non riesce a Morro, la giocata che ha provato ed è provato più volte, reclama il fallo Morro, ma per l'arbitro è tutto normale. Williams, siamo già dall'altra parte. Williams, giocata straordinaria per Dave Dudzinski, canestro e punti, Dave Dudzinski, mamma mia, quota 16, partita stragrande da parte di Dave Dudzinski, 58-59, è dalla lunetta, la fortitudo Agrigento può finalmente raggiungere Verona, mamma mia, 2 minuti e 23 al termine del terzo quarto, ricco la fortitudo Agrigento che avevamo visto nelle prime tre gare. Dudzinski, palla sul ferro, che peccato, riparte Verona, mantiene il punto di vantaggio sulla fortitudo Agrigento. De Nicolao, Umè, Ndoya, De Nicolao contro il canestro, De Nicolao palleggia, arresto, tiro e De Nicolao va a prendersi due punti. Ha sbagliato la fortitudo, ha punito Verona. De Nicolao in doppia cifra, quota 11. Tezenis che torna sul più 3. Alessandro Piazza. Williams. Scambio con Dudzinski. Williams palleggia, resta a tiro. Penny Williams. Palla sul ferro, rimbalzo. Morro. Riparte Verona, lo fa nella maniera più veloce che può. E De Nicolao. Altri due punti, quota 13. E bel e ottimo break da parte di Verona che va sul più 5. Sforzo vanificato per la fortitudo che deve ritornare sui propri passi, ma ancora nulla è perso. Chiarasella, Williams, blocco di Chiarastella, tallonato, se ne esce Chiarasella nel migliore dei modi. Dudzinski, palla corta, palla su ferro, rimbalzo, l'ennesimo di Morro, e adesso a Verona va tutto bene, break offensivo della fortitudo che ha dato il massimo, è arrivata quasi a raggiungere Verona, ma poi Verona ha rimesso la marcia giusta e con Umè questa volta no, non trova due punti, rimbalzo al ballo Chiarastella, fallo del numero 32, evidentissimo il fallo per Umè, il quinto fallo per Verona, il secondo per il numero 32. Adesso la fortitudo deve sfruttare questo quinto fallo di Verona in questo ultimo minuto del terzo quarto, che dice fortitudo 58, Tezenis 63, dalla lunetta Alessandro Piazza. Umè esce in questo istante per far posto al numero 18 Gandini. Alessandro Piazza alla lunetta, giustamente fa uscire Morro, scusate, Alessandro Piazza, sbaglia il primo dei due tiri liberi Alessandro Piazza, momento poco favorevole alla fortitudo, deve ritrovare il punto e lo deve fare subito. Piazza sbaglia anche il secondo dei tiri liberi, questo è lo specchio di questi ultimi minuti, una fortitudo che ha dato tanto per recuperare, ha sbagliato quando era sul meno uno, adesso Verona la sta punendo, poca precisione negli ultimi minuti per la fortitudo che ha fatto un buon terzo quarto. Doia, De Nicolao, Gandini scarica verso il numero 21 Giuri, infrazione fischiata dall'arbitro, buona giocata difensiva da parte della fortitudo che riparte con Andrea Saccaggi a 38 secondi dal termine, sarà fondamentale per la fortitudo cercare di dimezzare questo svantaggio per giocarsi e spararsi, scusatemi l'aforisma, un quarto eccezionale. Piazza, Dudzinski, Saccaggi, Williams, 10 secondi, Williams per fare tutto da solo, Williams pareggia, resta il tiro, Penny Williams spezza l'incantesimo di Verona, 60-63, Williams nono punto per lui, 10 secondi al termine, Verona che comanda più 3, De Nicolao, attenzione, De Nicolao, e c'è il fallo fischiato ad Alessandro Piazza che recupera palla e lo fa nel migliore dei modi, ultimo attacco della fortitudo a 3 secondi dal termine del terzo quarto, la fortitudo in un certo senso riesce ad accorciare il vantaggio di Verona riportandolo a 3, anche se l'occasione è anche ghiotta, c'è stata di superare. Williams 3 secondi, ultimo possesso fortitudo, inizia il second down, 2-1 Piazza, Williams sulla sirena, Williams, mamma mia, c'è l'illusione del canestro e termina in questo momento al Palamoncano.
il terzo quarto di una gara al Cardio Palma, che in questo momento a 10 dalla fine dice Fortitudo Agrigento 60, Tezenis Verona 63. In assoluto è stato il terzo quarto di Albano Chiarastella, che nei primi minuti è riuscito con le proprie forze ad arrivare al meno uno Fortitudo Agrigento, poi vanificato con poca lucidità e poca precisione sotto canestro. Verona invece ha dimostrato di saper rispondere, l'ho fatto bene, anche se il divario, soprattutto nel vedere la Fortitudo Agrigento degli ultimi minuti del terzo quarto, poteva essere di gran lunga maggiore. La Fortitudo, con la lucidità che la caratterizza, con la buona rotazione di coach Franco Ciani, è riuscita a riportare a 3 le distanze ed è riuscito a riaprire un match, una gara che in quest'ultimo quarto dirà sicuramente tanto. Come abbiamo detto più volte, straordinario per i biancoazzurri David Zizki, che ha toccato quota 16 punti, aiutato da un Albano Chiarastella in forma smagliante, anche da Alessandro Piazza, soprattutto nei primi due quarti, e soprattutto da Williams, che nel terzo quarto ha finalmente iniziato a fare punti. Per Verona invece 19 punti il mostruoso Umè e i 17 dell'altro mostruoso Morro, che fin qui hanno inciso molto più rispetto alle precedenti gare. De Nicolao ha anche una buona media con 13 punti. Ultimo quarto è importantissimo per la Fortitudo. La Fortitudo può vincere, può chiuderla qui, può sognare una semifinale. Per Verona invece l'obbligo di dover vincere, l'obbligo di dover riportare sul 2-2 questa serie che gli è sfuggita di mano gare facendo. Quindi vediamo chi avrà i nervi saldi, vediamo chi avrà più concentrazione, vediamo cosa, di cosa è capace questa Fortitudo. Quintetti sul parquet, quintetti sul parquet per gli ultimi 10. Palla ad Andrea Saccaggi. Saccaggi si riparte in questo momento. Williams. Ancora scambio con Andrea Saccaggi. Chiarastella. Chiarastella cerca e trova Evangelisti. Evangelisti. Blocco di Chiarastella, non lo vede Evangelisti, era pronto solo soletto sotto il canestro. Ancora palla verso Evangelisti, 4 secondi, 3 secondi, palleggia il restettino di Evangelisti, che va a prendersi il fallo nella maniera più intelligente a 2 secondi dal termine dell'azione. Azione straordinaria della Fortitudo, molto d'esperienza Evangelisti e soprattutto il capitano Albano Chiarastella. 60-63, si riparte con Williams, primo fallo da parte di Verona in questo quarto quarto. Evangelisti, Evangelisti trova Dudzinski, Dudzinski scarica verso Williams, Anzino ci pensa, spalle al tabellone, Dudzinski si gira, Dave Dudzinski, ancora lui, quota 18, soprattutto meno uno Fortitudo. Mamma mia che Dave Dudzinski nel secondo periodo di gara, mamma mia. Riparte Umè, Giuri, blocco del numero 18, Giuri va fino in fondo, Giuri, e la Tezenis Verona si riporta sul più 3, sul 65-62. È il momento di attaccare, è il momento di far vedere di cosa sono capaci questi ragazzi, ovviamente i ragazzi bianco-azzurri. È il momento di far paura a Verona, che deve vincere per forza, ricordo. È il momento di prendere la gara in mano e di far sognare il Pala Moncada, gremito come non mai in questa occasione. Si riparte da Andrea Saccaggi. Ennesimi problemi per gli arbitri e per i tabelloni. Si riparte in questo momento, forse sì, Andrea Saccaggi. 9 minuti al termine della gara, 9 minuti al termine del quarto quarto. Saccaggi. Saccaggi, blocco di Chiarastella. Saccaggi scarica su Williams, ancora verso David Dudzinski, spalle al tabellone. Dudzinski, stessa giocata, stesso risultato, stessi punti, Fortitudo Agrigento 64, Verona 65. Dave Dudzinski mostruoso, quota 20 per l'americano, numero 50, perde palla, anzi no, Verona
Albano Chiarasella si mola verso la palla, non riesce a prenderla, Dudzinski lo alza, ma che David Dudzinski, 64-65, che finale di gara ci aspetta qui al Palamongada, amici telespettatori. Meno uno, si riparte, primo fallo anche per la Fortitudo, il fallo di Albano Chiarastella, il fallo numero 2 per il capitano bianco-azzurro Giuri, possesso Verona. Umè, blocco del numero 18 Gandini, ancora Umè, blocca ancora di Gandini, Umè prova a fare tutto da solo, stoppata di Dudzinski, sporca il tiro ma non riesce ad impedire il canestro. Tezenis nuovamente sul più 3. Williams, Evangelisti, siamo già dall'altra parte. Saccaggi, blocco di Dudzinski, Saccaggi, c'è una stoppata di Ndoya, ma l'arbitro fischia, Ndoya è uscito fuori dal campo con il piede, lo mima l'arbitro e quindi rimessa a Fortitudo. Consultazione da parte dell'arbitro, Evangelisti chiama la squadra, avanzate, dice. Ancora a colloquio, ma è uscito dal campo, ha mimato l'arbitro, era vicinissimo. 8 minuti e 8 secondi, 64-67, Fortitudo in gara, Fortitudo per il sogno, vicinissimo, ma ancora non raggiunto. Evangelisti, palla sul piede di Boscagin, è nuovo possesso Fortitudo. Williams, Saccaggi, Saccaggi scarico su Evangelisti, blocco di Chiarasella, Evangelisti prova la bomba da tre sul ferro e sul rimbalzo di Dudzinski, lotta al pallo, Chiarasella recupera palla, rimbalzo forte tutto, Williams arriva sul tabellone, stoppata, nuova stoppata da parte del numero 18 Luca Gandini, per l'arbitro però è possesso, non si capisce ancora la decisione dell'arbitro. Coach Franco Ciani urla di troppo e viene richiamato dall'arbitro, vuole spiegato anche Christian Maier, ma si riparte con il possesso Verona. 64-67, si lotta su tutto, 3 punti a 7-47 dal termine, una ghiotta occasione per il roster di coach Franco Ciani, una forzata occasione per Verona. Giuri chiama lo schema, Boscagini, Ndoya, Gandini, Umè, c'è Albano Chiarastella però con il rimbalzo favorevole, riparte la Fortitudo, Evangelisti va a prendersi il fallo numero 2 di Verona, il fallo numero 3 del numero 21, ovvero di Marco Giuri. Difficilissimo, credetemi, raccontare cosa si sta vivendo qui alla Palamoncada, una stagione in bilico per entrambi i roster, più in bilico per Verona ovviamente. Williams prova a fare tutto da solo, Benny Williams, 66-67, eccolo l'americano biancazzurro, sale a quota 11, porta a meno 1 la Fortitudo. Umè palleggia, arresto, tiro, palla sul ferro, rimbalzo per Verona che recupera palla con Boscagin, palla ancora sul tabellone, ancora rimbalzo Verona, Boscagin, palla sul ferro ed entra incredibilmente, punto per Boscagin, quota 8 e Verona ancora sul più 3. Mamma mia che gara Evangelisti, siamo già dall'altra parte. Dudzinski, Williams, Chiarastella, Andrea Saccaggi, 2 secondi, Saccaggi prova la tripla, cortissima. Applausi da parte di coach Ramaglie alla propria squadra per Agrigento. 6 minuti e 25 sul filo del rasoio, time out chiamato
stretta di mano tra tutti, perché i prossimi 6 minuti e 25 saranno fondamentali per i due roster, per Verona che deve difendere con i denti questo vantaggio di 3 punti se non vuole lasciare, abbandonare e vanificare tutto ciò di buono fatto in questa stagione di Serie A 2 Gold. Per Agrigento recuperare 3 punti per far sognare il pubblico del Palamoncada, per raggiungere una semifinale storica, per sognare la Serie A. Grande, è inutile ripeterlo, Dave Dudzinski, in assoluto l'uomo in più della fortitudo Agrigento quest'oggi. Anche Williams si è ripreso nettamente in questo finale di gara, e anche un grande Albano Chiarastella. Per gli ospiti, inutile dirlo, il duo americano Monroe-Umè, che finalmente ha detto la sua, aiutati da un De Nicolau in forma smagliante. Pubblico del Palamoncada, per gli ultimi 6 minuti inizia a farsi sentire. 6 minuti e 25, 66-69 il parziale in favore della squadra che ha vinto la Serie a 2 Gold, che si trova sotto 2-1 nella serie, ma per questa sera può pareggiare. Speriamo che la fortitudo Agrigento riesca a impedire questo pareggio, a regalare una gioia ad un Palamoncada gremito, quasi tutto esaurito. Si riparte. Giuri chiama lo schema. Ndoia, Boscagin, Boscagin prova da tre, ci ripensa Boscagin, riscarica verso Giuri, parleggia, arresto, tiro, palla sul faro, rimbalza forte tutto. Williams si catapulta dall'altra parte. Williams, bella giocata verso Andrea Saccaggi, palleggia, adesso tira Andrea Saccaggi, palla sul ferro. Che sfortuna per la fortitudo Agrigento. 66-69, parziale che resta invariato. Andrea Saccaggi aveva quasi trovato la tripla dal possibile pareggio biancazzurro. Giuri, Umè, 5 minuti e 40 secondi al termine dell'ultimo quarto. Morro scarica per Ndoia, palla sul ferro, rimbalzo, fortitudo, siamo già dall'altra parte. Evangelisti ubriaca il numero 11, Ndoia, è la palla che non entra incredibilmente, ma c'è il fallo secondo tutti il pubblico del Palamoncada. Per l'arbitro non siamo già dall'altra parte con il numero 11. Boscagin, tripla, 11 punti personali per lui, e soprattutto più 6 Verona. 5 minuti e 7 secondi al termine, più 6 Verona. Chiarastella prova la tripla, ci ripensa, scarica verso Andrea Saccaggi. Andrea Saccaggi contro Umè, Andrea Saccaggi scarica verso David Dudzinski. Dudzinski, palla lunghissima, poca lucidità del numero 50 in questa occasione. E Verona adesso ha la partita in mano, ha la gara in mano. 66-72, 4-45 al termine dell'ultimo quarto, del quarto. Umè, Ndoia, Boscagin ancora da tre, palla sul ferro questa volta, ancora speranza per la fortitudo Agrigento, c'è un'eternità, la strada ancora lunga. Williams, Williams, Blue Williams prova a fare tutto da solo, Boscagin gli sradica la palla dalle mani, la manda fuori. Rientra Alessandro Piazza, rientra Quirino Della Rendi, escono Saccaggi e David Dudzinski. Alessandro Piazza può e deve decidere questo finale di gara, un infortunio per lui nelle prime due gare. Lo hanno limitato, lo hanno tenuto fuori. Nella terza gara una piccola apparizione, e adesso nell'ultima gara, almeno fin qui, della serie, può dire nuovamente la sua. De Laurentiis, Evangelisti, 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 fa tutto da solo, scarica per Albano Chiarastella. Due punti fondamentali del capitano Albano Chiarastella, quota 13 per lui. 68-72 il parziale, meno 4 a 4 minuti e 13 secondi dal termine del quarto quarto. Umè, De Nicolau, De Nicolau, rischia assordante dal pubblico, De Nicolau, erroraccio, cerca Morro, non lo trova, è occasionissima per la fortitudo Agrigento che sul meno 4 può e deve dire la sua. Agrigento, Agrigento, l'urlo del Palamoncada che capisce che l'impresa, la terza di fila è possibile. Alessandro Piazza, Piazza, Chiarastella, scarico per Evangelisti, Evangelisti trova Williams, spalla a tabellone, Evangelisti si gira, Williams, 70-72, Benny Williams, punto numero 13, 3 minuti e 37 secondi, meno 2 per la fortitudo Agrigento,
Ndoia, De Nicolao, scarico verso Boscagini, fischia assordante, Ndoia trova, cerca Ume, sotto il tabellone c'è il fallo però di De Laurentiis, il fallo numero 2 per la Fortitudo Agrigento, il fallo numero 3 per Quirino De Laurentiis. Possesso Verona, 14 secondi per portare a casa altri punti, ma 3 e 27 sul tabellone al termine di questa gara, 4 bellissimo, ma palleggio e tiro di Ume, palla sul ferro, sul rimbalzo Morro, stoppata di Piazza, secondo Evangelisti prende la palla, secondo l'arbitro invece prende le mani di Morro, fallo di Alessandro Piazza, il numero 4 di Alessandro Piazza, attenzione a questo piccolo ma grande particolare dalla lunetta Morro. Avversario il primo dei due tiri liberi, Tezenis che si riporta sul più 3 su 73-70. Morro avversario anche il secondo dei due tiri liberi, più 4 Tezenis, 3 minuti e 19 secondi al termine della gara. Piazza, Chiara Stella cerca ma non trova Penny Williams, palla fuori, esulta il numero 11 Boscagin, capisce l'importanza di questa fallita azione della Fortitudo che mantiene le distanze inalterate sul più 4 a 3 minuti e 11 secondi. Coach Franco Ciani incita suoi per un'altra impresa, ultimi minuti di gara. De Nicolao trova, cerca e Morro fa tutto nel migliore dei modi, Tezenis più 6, Morro quota 21, 2.53, adesso serve un vero e proprio miracolo alla Fortitudo. Piazza, scarica verso Marco Evangelisti, palla sul ferro, poi Morro, piccolo scontro con Alessandro Piazza, Evangelisti chiede il fallo ma non lo ottiene. Tezenis Verona più precisa, più concreta, più lucida. Fortitudo Agrigento che ha sprecato molto, è stata poco fortunata anche sui tiri. Esce giustamente Alessandro Piazza, 4 falli per lui. Entra l'uomo delle triple Andrea Saccaggi, anzi se, anche se c'è time out. E quindi ultimi colloqui per gli ultimi 2 minuti e 43. Che in questo momento dicono Verona, dicono soprattutto la coppia americana Ume Morro, 42 punti in due. Vediamo Franco Chan se riuscirà un'altra impresa, le distanze sono di 6. Nel basket 2 minuti e 43 sono un'eternità, ma questa volta è veramente difficile. Come in tutti gli sport, anche nel basket, a dire la propria sono stati gli episodi. La Fortitudo ha avuto la palla del possibile sorpasso, soprattutto a fine secondo quarto. Ha avuto la palla del possibile pareggio nel quarto quarto. Ma questa volta, almeno fin qui, non è andata bene, anche se coach Franco Ciano darà il tutto per tutto anche in questi 2 minuti e 43 secondi. Al Palamoncada è 70-76 in favore di Verona. Agrigento, l'urlo, la carica dei 2000 del Palamoncada. De Nicolao, De Nicolao prova a rubargli palla, Albano Chiarastella recupera, scambio con numero 13 Ume, scivola Williams, Ume a prendere il canestro delle piote, quello che forse chiude la gara. È stata tutta qui la differenza in questa gara, ovvero quella del duo americano De Laurentiis Saccaggi, 2-16
Chiarastella si gira, Chiarastella e porta a 6 nuovamente la distanza Albano. Chiarastella 72-78, 2 minuti esatti al termine della gara. De Nicolao palla verso il ancora verso Doia palleggia, arresto, tiro, Doia palla sul ferro, rimbalzo fortunato che può dire la propria, la sua, ad 1.43, ci vorrebbe una tripla in questo momento. Williams scarica verso De Laurentiis, Evangelisti, blocco di De Laurentiis, Evangelisti palleggio, scarica verso Albano, Chiarastella che prova la bomba da tre, che riapre fin qui questo quarto, e c'è subito il time out, infatti chiamato da Alessandro Ramagli. Mamma mia, una fiammata, un lampo di genio da parte di Albano Chiarastella per questo ultimo minuto e 31, che vuol dire che ancora la Fortitudo può dire la sua, l'eternità del basket, la bellezza di questo sport che non è mai finito, che non dice mai la parola fine. Il pubblico ci crede, l'avevamo detto, ci voleva una tripla, eccoci serviti. Albano Chiarastella riapre, riaccende l'entusiasmo, ma soprattutto rimette attenzione sulle gambe di Verona. 75-78, 1 minuto e 31 al termine di questa gara 4, bellissima, giocata sul filo, giocata sulle distanze massime, sì di 10 punti di Verona, ma nella maggior parte della gara si è stati proprio sui 4-3-2 punti di distacco. Si rientra sul parquet, la carica di Marco Evangelisti, Federico Vai dà la mano a tutti i propri compagni, Franco Gianni dice le ultime porzioni magiche che hanno detto in queste tre gare Fortitudo Agrigento, pubblico in piedi, c'è bisogno del popolo biancazzurro per l'impresa che in questo momento dice meno tra Verona. Umme, possesso Verona, De Nicolao, attenzione alla situazione fallita della Fortitudo. De Nicolao giustamente va a prendersi il fallo, l'avevamo detto prima che Quirino De Laurentiis commettesse il fallo, ed eccoci accontentati, De Nicolao cercava e ha trovato quello. 75-78, quinto fallo per la Fortitudo, il quarto fallo per De Laurentiis dopo il quinto di Alessandro Piazza, anche il quarto di De Laurentiis. Alla lunetta De Nicolao sbaglia il primo tiro libero, De Nicolao 1 minuto e 26 al termine, meno 3 Fortitudo, sbaglia anche il secondo De Nicolao, si rimane sul meno 3 Fortitudo Agrigento, che può crederci, Fortitudo Agrigento che può provarci. Williams, Chiarastella scarica verso Saccaggi, Chiara, buona giocata di Saccaggi, Saccaggi, Andrea Saccaggi, meno 1 Fortitudo Andrea Saccaggi, meno 1 Fortitudo Andrea Saccaggi, rischio assordante per Verona verso De Nicolao, stoppata di De Laurentiis, stoppata di De Laurentiis, 77-78, che cosa sta succedendo qui al Palamonga? Non si capisce, l'arbitro fischia, l'arbitro protesta da parte di Marco Evangelisti sul meno 1 che è stoppato da parte di Quirino De Laurentiis, che mantiene sul meno 1 le distanze di una Fortitudo che ha ripreso, ha riacciuffato questo match con grande cuore, con tanta carità, al di là di quello che sarà il parziale finale, al di là di quello che dirà questa serie, una Fortitudo Agrigento con tanto cuore, con tanta grinta, che ha fatto sognare nuovamente il pubblico del Palamoncada. 1 minuto e 4 secondi al termine della gara, meno 1 Fortitudo Agrigento. Arbitri a colloqui, il pubblico ancora non è stata presa una decisione, si riparte con una rimessa offensiva da metà campo da parte della Verona, che in 1 minuto e 4 secondi deve, se vuole
continuare l'avventura nei playoff, fare qualcosa. La Fortitudo però c'è, la Fortitudo non muore mai, la Fortitudo può coronare il sogno. Andrea Saccaggi dice di non aver toccato la palla, ma forse questo tocco magari è palese. Un minuto e due, finale di match straordinario, intensissimo, dove la Fortitudo ha riaperto il match in una maniera incredibile. Umè, tempo regge giustamente il numero 15 veronese tra i fischi delle palla mancata. Attenzione Umè, Ndoia, Morrò prova il tiro da due, rimbalzo, Andrea Saccaggi, e la Fortitudo può ripartire. 43 secondi, 42 secondi, 41, 40, meno 1 per la Fortitudo. Punti in questo momento, servono punti. Fallo su Andrea Saccaggi, il terzo fallo di Verona. Mamma mia, che finale di match, mamma mia. Williams per un altro possesso bianco-azzurro, per due punti che potrebbero dire sorpasso Fortitudo a 34 secondi dal termine. Scarico su Marco Evangelisti, Andrea Saccaggi per il nuovo sorpasso Fortitudo. Andrea Saccaggi, per ora la Fortitudo in semifinale, per adesso la Fortitudo in semifinale, non ci credo, è impossibile. Andrea Saccaggi, 79-78, incredibile quello che sta succedendo al pala mancata. Andrea Saccaggi, pala mancata in piedi, pala mancata che saltella, 27 secondi, la Fortitudo ha ripreso, ha riacciuffato Verona, time out per i 27 secondi più importanti della stagione in questo momento. Incredibile, a 3 minuti la Fortitudo sembrava fuori dai giochi, sembrava spacciata, e invece ha ripreso, ha riacciuffato e si è riportata in avanti. Moncada in piedi, pala moncada delle grandi occasioni. Ale, gigante Ale, urla la curva, urla il palazzetto di casa, mai gremito così, mai in bocca così, mai chiassoso così, perché a 20 secondi dal termine la Fortitudo Agrigento, scusate la poca voce, è sul 79-78. Piedi per terra per la Fortitudo. Quintetto bianco-azzurro già sul parquet. Possesso Verona però. De Nicolao. Palla che scotta. Rischia assordante da parte del pubblico. Umè prova a fare tutto da solo. Umè! Stoppata di Williams! Che va a prendersi l'urlo del palamancata! Mamma mia, Benny Williams! La Fortitudo Agrigento ha un passo alla semifinale! La Fortitudo Agrigento ad un passo! 21 secondi! E può essere l'ultimo possesso! Fortitudo Agrigento straordinaria anche in fase difensiva, pazzesco quello che sta accadendo al pala mancata. Andrea Saccaggi calma e sangue freddo. Evangelisti va a prendersi il fallo. Marco Evangelisti a 19 secondi dal termine, la Fortitudo vicinissima al sogno. Dialogo tra Chiara Stella e Penny Williams. Evangelisti a prendersi il fallo, giocatore di maggiore esperienza, l'incredule Morrò guarda la panchina, non ci crede, il pubblico del Palamoncada forse ancora più incredulo per una partita che era persa e che invece ha riacciuffata. A bersaglio Marco Evangelisti,
80-78 a 19 secondi dal termine. A bersaglio anche il secondo, 81-78, adesso Verona è forzata, adesso Verona deve forzare, Umè, ultimo secondo, Umè. Evangelisti si immola, 81-78, fallo da parte di Marco Evangelisti, fallo da parte di Evangelisti, dalla lunetta Umè per i due tiri liberi, ma poi il possesso Fortitudo a 13 dal termine. Fischi assordanti da parte del Pala Moncada. Umè a bersaglio, il primo dei due tiri liberi. Vicinissima la Fortitudo, vicinissima. Umè a bersaglio anche il secondo. 81-80, 13 secondi al termine della gara. Mamma mia che finale. La Fortitudo adesso per gli ultimi 13 secondi deve dire la sua. Deve dire la sua, non mi pronuncio, non dico quello che penso, aspetterò soltanto la fine di questo quarto. Pala Moncada tutto in piedi, Pala Moncada gremito, Pala Moncada che crede adesso nell'impresa, un'impresa costruita, un'impresa sognata, quasi persa e riacciuffata negli ultimi secondi. Mamma mia, non ho più la voce. Si riparte in questo momento, due arbitri chiamano i due quintetti per i 13 secondi più importanti della stagione, sia per il sogno Fortitudo sia per le speranze da parte di Verona. Morro scuote la testa, non ci crede la Fortitudo, artefice del proprio destino. Agrigento, urlano i tifosi bianco-azzurri. Williams, Andrea Saccaggi, come immaginabile, va a prendersi il fallo e va dalla lunetta. 81-80, 12 secondi. Andrea Saccaggi dalla lunetta. A bersaglio, il primo dei due tiri liberi per l'82-80. Bersaglio, anche il secondo, Pala Moncada in piedi, 11 secondi al termine della gara. Umè contro Tuzischi, Umè ci prova, Umè palla sul ferro, è fuori, palla fuori, 2 secondi al termine, più 3 Fortitudo Agrigento. Che cosa deve inventarsi Ramagli, che cosa può fare invece coach Franco Ciani? Boscagin, 2 secondi, palla che scotta, Umè prova la tripla carta, è finita, la Fortitudo approda in semifinale, esplode il Pala Moncada, Verona abbandona i playoff, incredibile a Porto Empedocle, cari amici, cosa vi abbiamo raccontato, un'impresa della Fortitudo Agrigento che in 4 gare butta fuori la playoff, la squadra che ha dominato la Serie A 2 Gold è il roster di coach Franco Ciani con un altro miracolo, batte la Tezenis Verona e approda in semifinale, una storia favolosa, una storia dal lieto fine, una storia che può continuare, increduli giocatori sia nella Fortitudo che hanno riacciuffato gara assurda, sia quelli di Verona che escono da estremi dominatori da un torneo fatto proprio, ma che alla fine ha detto Fortitudo Agrigento. Signore e signori, nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo migliore di questo. 83-80 il parziale di gara 4, 3-1 il parziale della serie di questi quattro di finale, ma ciò che conta è che la Fortitudo Agrigento approda in semifinale battendo i marziani di Verona. Applausi, solo applausi per questa squadra, saltellano
a bordo campo i giocatori sul parquet, perché nessuno mai avrebbe immaginato tutto ciò. Signore e signori, la Fortitudo scrive l'ennesima pagina di storia, una storia, un libro che non finirà di certo qui, perché adesso tutti concentrati per l'altra battaglia, perché la Fortitudo giocherà le semifinali. Dal Palamoncaglia di Porto Empedocle finisce la serie 3-1 per Agrigento. Da Davide Micichè, da Totò Gelo e da Agrigento TV è tutta. L'appuntamento è per le semifinali.